In questa video lezione mi occupo del punto della retta nel piano cartesiano. Il punto è individuato da una coppia di valori, uno per le ascisse e uno per le ordinate, mentre la retta è un'equazione di primo grado. Per determinare la distanza tra due punti allineati si fa il valore assoluto delle coordinate dei punti, mentre per calcolare la distanza tra due punti non allineati si applica il teorema di Pitagora. Per determinare il punto medio di un segmento si fa la media aritmetica delle coordinate delle coordinate dei punti. Per calcolare il baricentro si fa la media aritmetica delle coordinate dei vertici. La retta è detta anche equazione lineare, esistono vari tipi di rette. L'equazione di una retta parallela all'asse dell'ascisse è y uguale h, dove h è un numero. L'equazione di una retta parallela all'asse delle ordinate è x uguale a k, dove k è sempre un numero. L'equazione di una retta passante per l'origine è y uguale mx, m è il coefficiente angolare, e è dato dal rapporto tra l'ordinata e l'ascissa. Se m è maggiore di 0, la rete è crescente, mentre se è minore di 0, la rete è decrescente. L'equazione di una retta generica è y uguale mx più q. Q è la quota che indica il punto di intersezione con l'asse delle y. Due rette parallele hanno lo stesso coefficiente angolare, m1 uguale m2, mentre due rette sono perpendicolari quando m1 uguale m-1 fratto m2 e quindi il prodotto è uguale a meno 1. Ci sono varie formule per calcolare l'equazione di una retta e questa è la più importante. Consente di calcolare l'equazione avendo a disposizione le coordinate dei punti e il coefficiente angolare. Ho finito, spero di essere stato chiaro, sono Mattia Nobile della terza E.